Ben ritrovati ad Como Azzurro, l'Empoli torna a muovere la classifica raccogliendo un punto contro la Sampdoria dell'ex Vincenzo Montella. Alle porte un'altra gara casalinga contro il Palermo del neotecnico rosanero Walter Novellino. Tanti temi e allora bentornati ad Alessandro Marmugi, giornalista del Tirreno. Ciao, Tommaso ciao. Carmignani della Nazione. Subito ciao. Ti chiedo, Tommaso, un punto guadagnato o due persi contro la Sampdoria? Perché comunque davvero l'Empoli, soprattutto nel primo tempo, ha avuto tante occasioni. Ma si fa sempre questi discorsi quando si vedono certe partite. È chiaro che per come si era messa è un punto guadagnato, per come poteva mettersi sono due punti persi. Io credo che l'Empoli abbia poco da rimproverarsi dalla partita di sabato, perché bisogna considerare tante cose. Secondo me ha parlato bene Giampaolo nel dopogara, quando ha detto: in un altro momento del campionato noi questa partita l'avremmo vinta. Probabilmente ha ragione. C'è stata una componente di sfortuna che probabilmente questa volta veramente ha inciso tantissimo, perché dal punto di vista del gioco l'Empoli del primo tempo era stato un grande Empoli, l'Empoli dei tempi migliori. Non ha trovato il gol, è stato secondo me molto sfortunato, e poi è normale, quando vieni da 8 partite senza vittoria, quando vieni da 4 sconfitte consecutive, fai un gran primo tempo, non segni, poi prendi un gol al minuto dalla fine del primo tempo, ovviamente su un tiro deviato, è chiaro che vedi le streghe. Poi lì cominci veramente a impaurirti, a dire: oh, ragazzi, ma qua non ne azzecchiamo più una davvero. E però nel secondo tempo l'Empoli magari non è stato brillantissimo come nel primo, ma il pareggio se l'è meritato. Insomma, se fosse finita con la vittoria della Samp sarebbe stata un'ingiustizia clamorosa. Un punto importante perché ridà morale, ma anche classifica, perché comunque il Frosinone ha perso e quindi l'Empoli ha guadagnato un altro punto. Adesso ha più 9 ed è, secondo me, a un tiro di schioppo veramente dalla matematica. Considerando anche appunto comunque la sconfitta del Frosinone nello scontro diretto contro il Carpi. Dicevamo, comunque un punto importante a livello psicologico, lo ha detto anche Giampaolo nel post gara, considerando il fatto che l'Empoli davvero ha bisogno di spensieratezza, di leggerezza e serenità. Eh sì, è per quello che è importante il gol di Laurini nel finale, perché l'Empoli ritrova punti, ritrova soprattutto morale e convinzione. Un'altra sconfitta sarebbe stata deleteria, soprattutto alla vigilia poi di una partita delicata come quella col Palermo, che ha un bisogno assoluto di punti, e poi dopo quella una serie di partite veramente proibitive contro Fiorentina, Juventus e Lazio. Quindi c'era bisogno di muovere la classifica, l'Empoli l'ha fatto e adesso si prepara alla partita col Palermo con uno spirito diverso e con la convinzione che la salvezza è vicinissima e che basta veramente veramente poco per raggiungerla. Torniamo allora nel postgara a Castellani. Quelle 4 sconfitte pesavano sul morale, sull'autostima, sulle sicurezze che poi si tramutano in insicurezze, in preoccupazioni, e questa squadra non può giocare con le preoccupazioni. Abbiamo avuto 2 buone opportunità per andare in vantaggio, ci siamo ritrovati sotto, quindi la strada di nuovo in salita con lo spauracchio della quinta sconfitta. E quindi c'era il rischio di entrare in un circolo vizioso sul piano mentale, sul piano delle sicurezze. Poi sono stati bravi, ragazzi, l'abbiamo rimessa a posto. Dopo il gol si è riaccesa quella luce che di solito questa squadra ha dimostrato di avere, che è fatta di cose frizzanti, di letture veloci, di interpretazioni di situazioni sempre per guardare in avanti. E questa è la dimostrazione che quando non è la serenità, la lucidità, la freschezza mentale di, a maggior ragione, la nostra squadra, che non può vivere di altro, perché non è fisica, non è una squadra che la mette sul piano della corsa, delle corse lunghe, della fisicità, del corpo a corpo. È una squadra che ha bisogno di freschezza, di leggerezza, e le 4 sconfitte inevitabilmente pesavano. Ecco perché il risultato è importante, aver rotto quel trend lì, riacquisire una certa lucidità e ripartire, perché poi questa squadra, quando è stata bene, ha sempre giocato grandi partite. Oggi a tratti ci siamo portati il fardello delle sconfitte addosso. L'avessimo giocato in un momento diverso, avremmo ottenuto un risultato diverso.
Sì, come ho detto prima, sono molto contento. Poi ringrazio anche Mario che mi ha messo una grande palla per il gol. Stava anche male, poteva anche uscire, ha stretti i denti, è rimasto fino alla fine e ci ha permesso anche lui comunque di portare a casa il risultato. Quindi siamo molto contenti e abbiamo dimostrato oggi che comunque siamo compatti, siamo uniti e per raggiungere l'obiettivo. Sì, sì, più che altro era importante ritornare a giocare con la nostra identità, con i nostri ritmi, con la nostra intensità. L'abbiamo fatto soprattutto nel primo tempo, dove secondo me meritavamo almeno di passare in vantaggio, però il calcio è strano e invece siamo ritrovati sotto e paradossalmente nel secondo tempo, dove abbiamo giocato meno bene, siamo riusciti comunque a trovare il gol. Però è stato importante fornire una prestazione di questo livello ed è ciò da cui dobbiamo ripartire per la prossima partita. No, una flessione credo che sia stata sotto gli occhi di tutti, non mi devo nascondere dietro un albero, però l'accetto, ci sta nel calcio. Ora sto ripartendo, soprattutto sto tornando ai livelli fisici a cui sono abituato e quindi sicuramente tornerò a giocare al meglio. Sì, sarebbe stata un'altra partita con i sì e con i ma, però non si va da nessuna parte. Comunque noi dobbiamo guardare quello che abbiamo fatto di concreto, vediamo un buon secondo tempo dove abbiamo espresso il gioco che abbiamo un po' perso nelle ultime partite e comunque abbiamo fatto un buon pareggio e lo portiamo a casa. Io credo che voi siete malati di mente tutti quanti, parla sempre di salvezza, ma la salvezza di che? Ma ragazzi, l'Empoli è una grande squadra, è ben organizzata, è ben allenata, per cui perché salvezza? C'è 34 punti. 35 da stasera. Hai capito? Te parlano pochi? Non si nasconde nel post-gara Riccardo Saponara, che ha detto in pratica: il mio calo era davanti agli occhi di tutti, però sto tornando in forma. Secondo me ci sono due cose da dire fondamentali su Riccardo Saponara. La prima è quella che ha detto lui, il calo c'è stato, è evidente, perché comunque a livello fisico ha avuto qualche problemino, poi è un giocatore che adesso viene costantemente marcato a uomo, veniva anche marcato a uomo l'anno scorso, però diciamo che forse quando non stai benissimo lo soffri un po' di più. Però c'è da dire secondo me anche un'altra cosa, l'Empoli con Saponara in campo è tutta un'altra cosa, perché il gioco dell'Empoli ha bisogno di un trequartista con quelle caratteristiche e l'Empoli c'ha solo lui, Krunic ha altre caratteristiche, lo può fare Croce, però poi perdi Croce sull'interno che è altrettanto importante a livello tattico, quindi secondo me Giampaolo Saponara non lo toglie mai proprio per questo motivo, anche se non sta bene è uno di quei giocatori che devi per forza tenere in campo, non puoi assolutamente, secondo me l'Empoli non ne può fare a meno. Anche perché la posizione naturale di Croce comunque è a centrocampo. È l'interno di centrocampo, può fare anche tre quarti ma non è la stessa cosa. Alessandro? Sì, non c'è un altro giocatore come lui in grado di saltare l'uomo, di creare superiorità numerica e soprattutto di imbastire la manovra offensiva. Quindi Saponara è imprescindibile per l'Empoli e quando è mancato si è visto tantissimo. Ha ragione Tommaso quando dice che Krunic è un altro tipo di giocatore e poi non ci sono altri giocatori in grado di ricoprire quel ruolo perché Croce è adattato. E secondo me gran parte della prossima stagione dell'Empoli sarà basata sulla sostituzione di Saponara, cioè l'Empoli dovrà trovare un degno sostituto, un giocatore in grado di ricoprire quel ruolo, se vorrà continuare a giocare ovviamente con il 4-3-1-2, un giocatore in grado di ricoprire quel ruolo e di farlo, non dico bene come Saponara perché è difficile, perché è uno dei più grandi talenti del nostro calcio, però un giocatore con le stesse caratteristiche se vorrà continuare a giocare con questo modulo. Continuando a dare uno sguardo alla prossima stagione, però basandoci sul presente, vari intrecci anche con la Roma, ad iniziare dal direttore sportivo dell'Empoli. Sì, oggi ne parlava il Messaggero dicendo che l'uomo indicato da Luciano Spalletti per sostituire appunto il partente Sabatini, ma sembra che la società abbia un'altra idea, che è quella di promuovere Balzaretti. Esatto. No, non lo so, io credo che bisognerà discuterne a fine anno. E credo anche che quella di Marcello Carli, se dovesse partire Carli, sarebbe davvero una partenza tosta, perché fare il direttore sportivo a Empoli non è come farlo in altre piazze, soprattutto in Serie A, sei abituato che comunque vai, tu guarda le squadre di Serie A, a parte il Carpi e il Frosinone, tutte le squadre comunque mettono a disposizione del direttore sportivo un budget enormemente più grande rispetto a quello che ha l'Empoli a disposizione, quindi qui devi fare un altro tipo di lavoro, devi comunque andare a vedere certi giocatori, conoscerli e soprattutto devi anche un po' appoggiarti, no, alle big. Carli in questo senso secondo me sarebbe davvero una partenza
brutta. Io mi auguro che non succeda, davvero mi auguro che questo non succeda, perché Marcello Carli, oltre ad essere secondo me un ottimo direttore sportivo, è uno che conosce benissimo l'ambiente Empoli, perché c'è nato, c'è cresciuto, responsabile del vivaio, poi a fianco di Vitale, poi direttore sportivo. E poi ha dimostrato davvero di tenere saldo l'ambiente in una maniera importante. Quella di Carli secondo me sarebbe veramente la partenza più deleteria che potrebbe esserci, più dei giocatori, più dell'allenatore. Al di là comunque dell'interessamento eventuale della Roma, ha attirato l'attenzione di più società e di più addetti ai lavori Marcello Carli, e come diceva Tommaso, i giocatori vanno e vengono, ma il direttore sportivo ha un'importanza diversa. Sì, anche perché a Empoli il direttore sportivo è qualcosa di più di un direttore sportivo, c'è un rapporto veramente forte con la società. Io mi ricordo quando andò via Pino Vitale, il presidente Corsi disse: la società è in vendita, smettiamo tutto qua, perché insomma si era creato un rapporto importante. E quello che è ancora più significativo è che Carli aveva già iniziato questo percorso con Vitale, quindi ormai sono tantissimi anni che è qui a Empoli e che conosce bene la realtà. Se se ne dovesse andare sarebbe una perdita molto 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 grave, e l'Empoli dovrebbe trovare un degno sostituto, cosa non facile per un ambiente come quello di Empoli, che alla fine è una grande famiglia. Quindi qualcuno da fuori, che arrivasse da fuori, potrebbe un attimo minare la tranquillità, o comunque metterci del tempo per adattarsi al mondo Empoli, e in Serie A questo non te lo puoi permettere. Ma voi che lavorate per le due principali testate giornalistiche di Empoli, seguite l'Empoli quotidianamente, quanto è alto il rischio che davvero Marcello Carli parta? In questo momento non è probabile, secondo me, ma è possibile, e questo comunque rende la percentuale, non dico alta, ma bisogna tenerla in considerazione. Secondo me è un'opzione, un'ipotesi, è possibile l'addio di Carli, perché? Per tanti motivi, quello che dicevi tu, perché comunque ci sono squadre che lo vogliono, perché è giusto anche che un direttore sportivo a un certo punto abbia anche, no, un po' l'ambizione di voler fare un attimino il salto di qualità, come fanno gli allenatori, come fanno i giocatori. Marcello Carli è una persona, secondo me, sempre molto cristallina, molto limpida, cioè uno che quando dice una cosa è perché la pensa e non le manda mai a dire. Quando ha parlato nei giorni scorsi, diciamo che ha fatto capire un po' questo. Io credo che quella della Roma sia al momento soltanto una voce, però sono convinto anch'io che Spalletti abbia fatto il suo nome a Trigoria, quindi attenzione. Piccolo break, restate con noi.